Come avete visto, abbiamo provato per voi questa bellezza. Parliamo di una mitragliatrice leggera, l'LMG Trident della Crytek. Andiamo a vedere subito nel dettaglio questa splendida replica. Partiamo dal calcio, è in ABS, può contenere batterie sdoppiate a basso profilo nelle apposite serie laterali o batterie singole in verticale con una lunghezza massima di 10-10,5 cm circa. Vi ricordo che questo fucile è stato progettato per funzionare con batterie LiPo da 11,1 V. Il calcio è regolabile in 6 posizioni e la lunghezza totale dell'AEG varia da un minimo di 75 cm ad un massimo di 83,5 cm. Fucile full metal, peso di circa 3,5 kg senza caricatore. È presente selettore di fuoco ambidestro, grip portamotore in ABS. Scopriamo adesso lo pack, rotativo, costruito in polimero di alta qualità. Per avere una regolazione di tiro più precisa, ogni posizione di scatto della rotella è numerata. Resina in alluminio, doppio, modello K-Mod Defiance TR110 da 10 pollici, spegni fiamma in metallo, con canna esterna da 9 pollici, mentre la canna interna è di precisione ed ha un diametro di 6,05 mm con una lunghezza di 280 mm. Sul lato sinistro troviamo la leva di armamento abbattibile che ci consente di scoprire l'op-up. Entriamo ora nel cuore di questa belva. Al suo interno troviamo un gearbox modello Nautilus versione 2 in lega di alluminio con trattamento anticorrosione. Come vediamo dalla foto, è studiato per contenere al suo interno il MOSFET. Altra particolarità di questo gearbox è il cambio rapido della molla, che si effettua grazie alla rimozione del guidamolla cuscinettato. Monta inoltre boccole da 8 mm cuscinettate, ingranaggi high speed 18:1 e motore al neodimio high torque ad albero lungo da 30.000 giri e grilletto a corsa breve per una migliore risposta. Passiamo adesso al gruppo aria. Abbiamo un cilindro in ottone, testa cilindro in polimero e alluminio con un ring rinforzato, spingipallino in ABS, pistone in ABS con ultimi 4 denti in metallo, mentre i primi 2 denti sono assenti per evitare il riaggancio in corsa ad alte velocità. Testa pistone, anch'essa in ABS, molto leggera per alti ratei di fuoco. Come avete ben capito, questa replica è studiata per alte velocità. Parliamo circa di 20 ripetizioni al secondo con pallini da 0,20 grammi. Nella parte sinistra del fucile, sopra la leva d'armamento, troviamo la levetta di sblocco che ci permette di aprire la parte superiore del body per inserire una finta cartucciera, non in dotazione. Passiamo adesso al caricatore elettrico da 3500 pallini. I pallini si possono inserire dall'alto come in un normale caricatore da M4 oppure aprendo lo sportello laterale di sinistra tramite le due clip, da dove è possibile accedere anche al vano batteria. Caricamento dei pallini elettrico tramite pulsante rosso sulla base del caricatore o in emergenza con la classica rotellina. Questa levetta serve per sbloccare il vano di riserva dei pallini. Come possiamo notare, dato che questa replica è fatta su base M4, possiamo inserire caricatori da M4 classici. Se vi siete divertiti a vedere questa recensione come noi ci siamo divertiti a farla, non scordatevi assolutamente di mettere un mi piace e di iscrivervi al canale per essere aggiornati sui video futuri. Ciao, alla prossima! Ciao ragazzi!